Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. In questa sede si parla di problematiche derivanti dalla carenza di lavoro che sfociano in fenomeni sociologici e patologici, la ludopatia, l'indebitamento. Il problema dei problemi è il lavoro. In che modo, come regione, come assessorato allo sviluppo economico, vi muovete per favorire le condizioni affinché si crei impresa, si crei lavoro e soprattutto si combattano certi fenomeni degenerativi sociali che stiamo affrontando questa sera? Abbiamo un piano strategico che stiamo mettendo in campo per pensare alla Taranto che riesca a superare la monocultura dall'acciaio. Ci poniamo due domande in questo piano strategico: riusciamo a creare un sistema economico produttivo che riesca ad uscire e ad andare oltre la monocultura dell'acciaio? La seconda: è giusto pensare ed ipotizzare che ci siano delle persone che subiscono con forza l'invecchiamento e lo spopolamento di questa città dovuta sempre alla mancanza dei diritti di cittadinanza che si attuano in questa città? E quindi da questo punto di vista noi riteniamo che dobbiamo lavorare in tale direzione. Un nuovo sistema economico fondato, industriale, fondato sull'ecocompatibilità, sulla ricerca ma anche sull'intervento. Internazionalizzazione, perché Taranto, con la sfida che affronta con la nuova vertenza che si apre da un punto di vista straordinariamente positivo per quanto attiene le nuove rotte che si aprono all'interno del bacino del Mediterraneo, noi pensiamo che attraverso il porto e l'aeroporto Taranto possa svoltare con un'economia nuova che riesca ad uscire dalla monocultura dell'acciaio.